Buongiorno, oggi è una bellissima giornata. Mi sembra quasi primavera. Wow, anche piuttosto caldino. Qui ci sono i nostri gattoni affamatissimi. Buongiorno, buongiorno gatto Denver. Gatta Stellina che se ne va. Buongiorno gatta Stellina. Sì, arriva, arriva la pappa. Arriva! Mi sta dicendo muoviti, muoviti. Devo stare qui a supervisionarli perché, come al solito, se me ne vado, gatta Stellina, non appena finisce di mangiare le sue di crocchette, inizia a rubare quelle di Denver, che Denver gli manca qualche dentino ed è un po' più lento nel mangiare, tipo poverino, gli saltano le crocchette fuori dalla bocca. E quindi sì, bisogna controllarla questa gatta Stellina. Buongiorno, mia famiglia, eccomi qua come al solito, postazione skincare make-up con il mio Starbucks. Oggi ho il flat white, che in realtà non volevo perché ho ordinato quello natalizio e mi hanno spedito questo. Se vi ricordate, io ogni anno adoro il white chocolate mocha che esce da Starbucks e non vedevo l'ora che tornasse quest'anno, ma appunto è la, tipo la terza volta che lo ordino e invece mi mandano questo, quindi vabbè. Facciamo la skincare intanto e inizio con la crema occhi. Questa è di Elever Cosmetics e si chiama Elever Eye. Poi, prima della crema idratante, vado ad applicare un siero. Questo è The Purify Hero di Yepoda. E questo lo applico soprattutto quando mi escono brufoletti, punti neri. E ragazzi, mi raccomando, non andate a toccare l'applicatore, cioè non andate a toccare la pelle con l'applicatore perché così andiamo a contaminarlo e poi tutti i batteri che ci lasciamo su ogni volta finiscono nella boccetta, nel prodotto e si contamina tutto. Mi raccomando, perché va molto di moda appoggiarlo sul viso, però in realtà non andrebbe fatto. E vado ad applicare questo siero che è purificante perché mi sta uscendo qualche brufoletto che sono ancora un po' i residui, devo dire, del mare, le Maldive, con tutta la crema solare che ho applicato è inevitabile che i pori si ostruiscano, che la pelle non respiri tantissimo, però appunto avevo bisogno di uno scudo forte contro il sole potentissimo dell'Oceano Indiano, delle Maldive, e quindi applico questo siero, lascio che faccia un attimino effetto e mi aiuta tantissimo a prevenire i brufoli. Ok, adesso posso passare alla crema viso. Vado ad applicare la The Make My Day Cream di Yepoda. Anche questa la conoscete molto bene, è una delle mie creme giorno preferite, idrata bene ma è leggera. E vado ad applicarne un po' e poi prendo il mio autoabbronzante, questo è di Diego Dalla Palma, va sempre shakerato molto molto bene, e vado ad aggiungerci qualche goccia. Visto che la mia carnagione è color mummia, vado ad applicare appunto sempre, cioè non sempre, ma un paio di volte alla settimana applico l'autoabbronzante, semplicemente mischiandolo alla mia crema idratante. Così manteniamo un po' di colore, ragazzi, ancora dall'estate, perché vi ricordo sempre che io così sono super abbronzata, ok? Adesso vado un attimo a lavare le mani, altrimenti me le ritrovo tutte macchiate di autoabbronzante. Se vi è capitato, sapete che cosa intendo. Altro step importantissimo, già lo sapete, è l'SPF. Questa è My SPF BFF di Yepoda Protezione 30. Mi raccomando, ragazzi, so che ve lo ripeto tipo a macchinetta incessantemente, però l'SPF va applicato anche in inverno. Lo so perché poi mi scrivete che non lo fate, cioè che lo sapete ma non lo fate, quindi ragazzi, bisogna assolutamente applicarlo anche in inverno, specialmente se siete delle mezze mozzarelline come me. Con questo sto abbastanza tranquilla perché anche se mi entra negli occhi non brucia. E poi ne prendo ancora un po' e lo applico anche sul collo, mi raccomando. Non dimentichiamoci mai del collo. E altra cosa che faccio che nessuno fa, non capisco come mai, perché è una cosa importantissima da fare, le mani, ragazzi, le mani assieme al viso sono un'altra parte del corpo che è sempre sempre esposta. E infatti dopo una certa età tutti iniziamo ad avere delle macchie terribili sulle mani perché non applichiamo mai l'SPF sulle mani, quindi è quello che sto facendo da un po' di tempo, che appunto va a prevenire tutte le macchie
solari. Yepoda mi ha lasciato un codice sconto per voi, quindi ve lo lascerò qua in sovraimpressione. E Nicole 35 vi dà il 35% di sconto su tutto quello che volete, quindi vi lascio anche il link giù nella descrizione. Adesso posso passare al make up e vado ad utilizzare come fondotinta. Sono ritornata ad utilizzare il mio amatissimo nudissimo, si chiama nudissimo, sì, nudissimo di Diego Dalla Palma. Come al solito, per ottenere la mia tonalità perfetta, devo andare a mischiare le due tonalità 242N e 243C, e metto un bel po' della 243C e poi una gocciolina di 242N. Mischio, mischio, mischio con la mia Beauty Blender. E voilà. Tra l'altro mi sto preparando per uscire a pranzo con un'amica e faremo un giretto per Amsterdam, che è bellissima oggi, quindi veramente non potevamo perderci questa giornata. E quindi facciamo giretto di shopping e pranzo. Ho già acquistato le prime decorazioni natalizie, ragazzi, lo so, sono matta, ma erano lì in un negozietto, le ho trovate ed erano bellissime. Se appunto mi seguite su Instagram le avete viste. E erano quasi, cioè non voglio dire già quasi tutte sold out, ma tantissime erano già sold out. E quindi ho approfittato, perché altrimenti se avessi aspettato tipo anche solo novembre, poi non avrei trovato più nulla. E quindi se trovo qualche altra bella decorazione per l'albero o comunque natalizia, potrei fare un po' di shopping ulteriore. Non so come mai, ma quest'anno non vedo l'ora che arrivi il Natale, ragazzi. Cioè, non so, non ho mai, già ad ottobre non ho mai avuto questa cosa che non vedo l'ora che sia Natale, ma quest'anno sì. In realtà io adoro anche Halloween, però non lo so, quest'anno, non lo so, aspetto il Natale con più gioia del solito. Correttore Dorian Concealer di Mulac. Non ne metto tantissimo. Stavo pensando, visto che manca poco, ormai meno di un mese al mio compleanno, non ci posso credere, il 14 novembre è vicinissimo ormai. E ogni anno arriva, cioè tipo dopo l'estate, il mio compleanno arriva immediatamente, è incredibile. Stavo pensando se tornare a Trieste oppure no, perché non so mai veramente con chi festeggiare il compleanno, se con gli amici qua, con gli amici giù. Ma penso che quest'anno rimarrò qua. In realtà ho un mini viaggetto in programma, naturalmente, per il mio compleanno. Se mi conoscete bene e se vi menziono la parola shopping, probabilmente già potete immaginare dove vado. Ma appunto non penso di tornare anche a Trieste, perché in realtà ho viaggiato talmente tanto e sto viaggiando talmente tanto che tipo se posso evitare un pochino riposo, me ne sto a casa. Anche se appunto in realtà un viaggetto comunque per il mio compleanno lo farò, ma non ho ancora deciso se tornerò anche a Trieste oppure no, perché i miei amici vogliono fare festa, mi vogliono prestare casa per fare festa, mia mamma vuole prendermi la torta, però non ne sono tanto sicura, non lo so, vedremo. Sopracciglia uso la Gimme Brow, la nuova Gimme Brow Volumizing Pencil di Benefit, che è un po' più scuretta dei colori che utilizzo di solito, leggermente più scuretta, perché di solito utilizzo il 2.5 e questa è colorazione 3, ma vi devo dire che non mi dispiace affatto. Mascara Hello Lashes, no, Hello, sì, Hello Lashes di IT Cosmetics. Non si sente tanto parlare di questo mascara e mi chiedo come mai, perché è fantastico. Separa le ciglia benissimo, non sbava assolutamente e non le appesantisce, perché molti mascara tendono ad appesantire le ciglia che inizialmente stanno su e poi niu, crollano durante la giornata. Ecco, con questo non succede, le mantiene proprio leggere e stanno su. Come sempre, applico il mascara prima sulle ciglia inferiori. Make-up completo, ho messo il Pillow Talk come rossetto, ragazzi, guardate il mascara, è pazzesco. Ho già il cappotto. E vado. Siamo a pranzo da Blue Amsterdam, ragazzi, si chiama proprio Blue e ve lo consiglio questo posto perché c'è una vista meravigliosa. Eccolo, questo è il posto, si chiama Blue
Amsterdam, super super consigliato, ed è all'interno di un mini centro commerciale, quindi cercatelo, ne vale la pena. E da mangiare abbiamo preso insalata di zucca e io ho preso, cioè volevo l'avocado toast, però non avevano avocado, quindi ho preso toast con salmone e uova strapazzate. E non so se vi rendete conto delle porzioni, che sono una roba enorme e non riuscirò mai a finirla. E da bere limonata e tè freddo. Siamo entrati in questo negozio, stavo guardando questo abitino fucsia, tipo per Capodanno. È molto molto carino. Che cosa ne dite voi? Perché a me stanno meglio tipo i colori un po' più pastello, questo è molto forte, però la forma piace un sacco, cioè ovviamente anche il colore è super sbrilluccicoso. Sì, ma hanno roba carina qua, anche questo, cioè questo è bello, però a me non starebbe particolarmente bene, però è carino. Particolare. Sì, queste sono natalizie. Siamo da Lush, ragazzi. Hanno un sacco di rovine bellissime. Sono venuta a vedere le ultime novità. Guardate queste bath bombs, queste bombe da bagno. Super natalizie con i fiocchi di neve. Questo è un profumo molto buono. Mi ricorda un po' il bubblegum, ma non fortissimo. Comunque buono, eh? Tutta la sezione Halloween. No, ti prego. Questo che cos'è? È una bath bomb, no? Questa penso sia una... col naso. Oddio, ti prego. E questo? Che cos'è una bubble bar? Ah no, sempre uguale. Quindi anche queste sono per il bagno. Hot toddy. Questo con i glitter è fantastico. I fantasmini. Oddio, ti prego, io impazzisco, prendo tutto. Ma anche questa è una bomba da bagno, non sono bombe da bagno. Le mummie, no vabbè, no, gli alieni non mi piacciono particolarmente. Interessante, no? E la faccia di Scream però non è male. Body spray, blood orange, shower gel, no vabbè, ma che figata. È uno shower slime, infatti è slime, vabbè. E poi Monster Mash, che è tipo Play-Doh. Anche questo mi ispira un sacco. No vabbè ragazzi, questi pacchettini natalizi, ma quanto sono carini. Questo è sapone, ma ne ho ancora tantissimo in realtà. E poi questo, se vi ricordate i miei primissimi video, è il Honey I Wash the Kids, il non si mangia, il sapone più buono al mondo. Siamo da Starbucks ed è uscito il drink di Halloween, che non so se sia lo stesso in Italia, ma è il Sour Apple Frappuccino. Eccolo qua, il mio drink, ragazzi, che dentro non si vedeva, ma è verde. Ok, qua si vede un po' di più. Un po' di più? Vi devo dire, sa di mela verde. Non so se sia positivo o negativo, non è malissimo, ma non è neanche il mio drink preferito. C'è un signore con gli zoccoli. Holland, non ti prego. Ma io lo adoro questo signore. E passeggiando abbiamo trovato questa zona bellissima con un sacco di zucche in esposizione. E guardate ragazzi, sta zucca è gigantesca. Io non so se in videocamera si capisce quanto sia grande, ma è gigantesca, cioè enorme. Magari non è neanche vero. Wow. Ok, che bello, adoro. Tornata a casina, voglio farvi vedere le cosine che ho preso. Cato Denver. Cato Denver ha tanta fame. Ma loro mangiano alle 7 e sono le 18:20, quindi non è ancora ora di pappa, Cato Denver, aspetta. È sempre così, inizia sempre a piangere un'ora prima della pappa, cioè sono come degli orologi, loro sanno benissimo che ora è, ma iniziano sempre sempre prima a piangere. E vi garantisco che oggi gli ho dato praticamente doppia razione di crocchette stamattina, quindi non avete così tanta fame. Vuoi fare pena ai tuoi follower, vero? Ma non ci cascano, perché ti conoscono. Eh già. Si è ammutolito, no vabbè. Comunque sì, voglio farvi vedere le cosine che ho preso adesso che abbiamo fatto un po' di shopping, ma soprattutto voglio anche farvi vedere
un mega pacco che mi è arrivato, ragazzi, con delle cosine che ho ordinato per i prossimi video, che non vedevo l'ora mi arrivassero. Queste sono le cosine che ho preso oggi pomeriggio. Qui, ragazzi, invece ci sono due nuovi calendari dell'avvento, perché anche quest'anno farò i video sui calendari dell'avvento. E poi una cosina ho preso su ASOS, che spero, incrociamo le dita, che sia come mi sembrava che fosse sul sito, perché spesso vedendo dal sito poi ti arriva e magari il colore non è come immaginavi, la forma, e su questo sono un po' in dubbio, quindi dobbiamo provarlo assieme. Ma andiamo per ordine, spacchettiamo, vi faccio vedere le due cosine che ho preso. Ho preso una cosina da Lush, e se notate ho ancora il tutore, lo sto mettendo almeno a casa, perché fuori è impossibile camminarci, ma a casa lo sto ancora tenendo perché la micro frattura al piede non mi è ancora del tutto passata, fa ancora leggermente un po' di fastidio. Comunque ho preso una cosina da Lush, ragazzi, che erano secoli che non ci andavo, e qui tra l'altro gli scontrini sono di questo colore molto eco-friendly, credo, però non si vede niente, tipo... Comunque ho preso una cosina soltanto da Lush, in realtà abbiamo trovato il negozio così per caso, siamo entrate a dare un'occhiatina, non ho preso bath bombs, cioè bombe da bagno, perché non sto facendo tantissimi bagni, faccio molto più spesso la doccia, quindi non aveva tanto senso, anche se erano carinissime, avete visto. Ho preso però alla fine questo detergente per il corpo, è tipo un gel doccia, body wash, e si chiama Posh Chocolate. Ragazzi, aspettate che lo apro così lo vedete. So che a vederlo così in realtà non sembra tanto cioccolatoso, ma vi giuro che è cioccolato puro, cioè sa di budino, è fantastico. Dovete andare da Lush ad annusarlo questo, non so se sia un'edizione limitata oppure se è nella collezione standard, ma oh mio Dio, io adoro qualsiasi prodotto in realtà che sa di cioccolato, cioè io lo prendo in automatico, e questo secondo me è anche molto così autunnale, invernale, lo vedo più tipo per i mesi freddi. Oh mio Dio, oh mio Dio, l'unica pecca dei prodotti Lush, quelli che hanno proprio queste profumazioni molto dolci e golose e che ti fanno venire fame, io tipo adesso vorrei mangiarmi un budino al cioccolato o un ciobarro. Poi niente di speciale, ma dovevo prendere una lacca per capelli, io la prendo sempre alla massima tenuta, infatti questo è 6 su 6 di tenuta, perché i miei capelli sono drittissimi, liscissimi, e se voglio fare le onde, i boccoli, qualsiasi cosa, e voglio che almeno un giorno rimangano decenti, devo per forza prendere la tenuta massima, perché altrimenti su di me qualsiasi acconciatura che abbia a che fare con i capelli tipo mossi o ricci o appunto boccolosi eccetera non dura più di 2 ore tipo, quindi sì, ho preso questa della Vella, mi ispirava particolarmente, ce n'erano tantissime, ma mi ispirava questa perché ha 24 ore di tenuta ed è resistente all'umidità, che è quello all'umidità, che è quello che senza appesantire, tra l'altro, che è quello che mi interessa. A volte la uso anche sui capelli lisci dopo averli lisciati, per far scudo contro l'umidità, perché così non diventano crespi. Questo è un trucchetto che consiglio a tutti, di utilizzarla non solo quando andiamo a fare acconciature particolari, ma anche sopra i nostri capelli, senza appunto averli sottoposti a ferro o altro, e solo per appunto far sì che non diventino crespi con l'umidità. E poi sono passata anche da Honke Müller, che è un negozio che in Italia, se non sbaglio, non esiste. Hanno delle cosine molto carine, è un po' l'equivalente olandese di Intimissimi, diciamo così, è molto molto conosciuto in Olanda. Niente di che in realtà, niente di particolare, ma ho preso due, sono tipo delle t-shirt però parecchio lunghe, che fanno un po' da camicia da notte, e appunto io le adoro per la notte perché sono comodissime e non riesco ad avere pigiami quando dormo, cioè io non ce la faccio. Ditemi se sono l'unica, ma io tipo non riesco, ma da sempre non riesco a mettere pantaloncini, pantaloni, calze, cioè impossibile quando dormo, non riesco proprio, cioè mi darebbero troppo fastidio, non ce la farei mai, e l'unica cosa che riesco ad indossare è o una camicia da notte o comunque un top, una t-shirt sopra,
e sotto nulla, cioè biancheria intima e poi niente, perché per me è proprio impensabile, cioè sarebbe così scomodo, cioè vi giuro, io non riesco a capire chi va a dormire con i calzini, cioè io non riesco a capacitarmi di questa cosa, come fate ad addormentarvi, come fate a dormire, cioè no, mi darebbe, cioè mi dà troppo fastidio e quindi non riesco a dormire con pigiami normali, quindi che abbiano sia la parte sopra e la parte sotto, tipo pigiami con il pantalone, cioè è impossibile, quindi per dormire prendo sempre appunto t-shirt super 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 comode e abbastanza lunghe e basta, tipo, e da anche Hunke Müller ne trovo sempre tantissime e sono 100% cotone e super comode. Mi interessa sta cosa, anche se è un po' bizzarra, perché vi giuro non ho mai incontrato nessuno che avesse lo stesso problema, ma non è un problema, questa particolarità, diciamo, perché nessuno mi capisce su sta cosa, tutti mi dicono, ma come? Quando fa freddo mi metto i calzini, sto al caldo. Sì, ma non nel letto, cioè nel letto per dormire è impensabile per me. Ma arriviamo ai due calendari dell'avvento, ragazzi, questo pacco è gigantesco. Ok, ne ho, in realtà me ne è già arrivato un altro, quindi qui ne ho altri due, quindi minimo minimo in arrivo 3 video sui calendari dell'avvento. Ovviamente se e quando uscirà quello Chanel lo prendo sicuro. Ho preso il calendario dell'avvento di Lancôme, guardate che meraviglia ragazzi, l'anno scorso era bellissimo rosa con la Torre Eiffel, quindi ho aspettative altissime per Lancôme, perché veramente quello dell'anno scorso era il mio preferito. Oh mio Dio ragazzi, anche quest'anno è meraviglioso. Forse l'anno scorso mi piaceva un po' di più perché era rosa, adesso come vedete è di un dorato brillante, però cioè ragazzi la Torre Eiffel, no vabbè, stupendo, stupendo, però appunto lo apriremo insieme in un video dedicato, non oggi, però almeno dovevo vedere com'era ed è stupendo. Diciamo che ha soddisfatto le mie aspettative, questo sicuramente, poi bisogna vedere che cosa troveremo nelle caselle però. E poi, surprise, surprise, ho preso anche il calendario dell'avvento Sephora, quello grande, perché c'è in due versioni se non sbaglio, ho preso quella più grande, gigantesca, e non vedo l'ora di spacchettarli entrambi, quindi penso già domani di iniziare a registrare con i nuovi calendari dell'avvento. E poi mi hanno regalato, ho visto, anche questo campioncino con l'ordine di La Vie est Belle di Lancôme, che tra l'altro non è un semplice campioncino di profumo, ma è proprio la boccetta del profumo in miniatura, però piccolina. Bellissima. E questo di Sephora, come descriverlo? Diciamo che è molto più semplice rispetto a quello Lancôme e ha soltanto i prodotti nelle caselle, nella box. Le scatole mi sembrano tutte grandi, anche se tipo questa c'è qualcosina di piccolino, però promettono molto molto bene, anche se non è niente di speciale il calendario di per sé, ma anche qui dobbiamo aspettare il video dedicato e poi scoprirete che cosa c'è in tutte 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 le caselle. Su ASOS invece ho preso questo cappotto rosa che come colore mi sembra molto molto carino, forse me lo immaginavo un pelino più chiaro, ma mi sembra molto molto bello. Mi sembra anche molto grande però, quindi adesso proviamolo e vediamo un attimino, perché devo fare un reso di ASOS, quindi se non dovesse andare bene poi posso metterlo con le altre cosine e fare un reso unico. Ecco il cappotto, allora il colore mi piace molto, lo vedo molto grande però, quindi non so se prendere una taglia in meno, perché tipo anche le maniche è gigante, non so se prenderlo oppure non prenderlo, perché la taglia dovrebbe essere giusta, solo che è molto oversize. Il colore mi piace, ma la forma non ne sono certa. Adesso provo a chiuderlo e lo allacciamo e vediamo, così mi date il vostro parere, mi dite se mi conviene tenerlo oppure fare il reso. Così è allacciato, quindi forse un po' meglio, però comunque si vede che è enorme, anche qua è gigantesco, ma vabbè che sotto non ho un maglioncino particolarmente pesante oggi, anzi è sottile, quindi teoricamente se mettessi un maglioncino un po' più pesante
sarebbe meglio, non lo so, non ne sono sicura, il colore appunto mi piace ma non sono sicura per modello e taglia, quindi se mi contate un consiglio mi fate un favore perché non ho a chi chiedere ovviamente qua, quindi se me lo scrivete nei commenti mi fate sapere se secondo voi devo tenerlo oppure no, comunque con ASOS ho tipo 30 giorni di tempo, quindi potete darmi il vostro feedback e aspetto di sentire che cosa ne pensate voi, perché non so se mi convince. Tra l'altro, quanto sono odiosi questi bottoni, io li odio perché si staccano sempre, cioè sono quelli che poi per aprirli tenti di aprire così, no? E quindi strappi e poi si staccano sempre, cioè quindi devo tipo inserire l'unghia tra i due bottoni per aprirli prima, perché altrimenti a lungo andare, si stacca. O questo, o molto più probabilmente questo. Mi capita sempre con tutti i cappotti. Quindi ragazzi, aspetto i vostri consigli, perché appunto non lo so che cosa fare. Riguardo i calendari dell'avvento, mi chiedete sempre se non mi dispiace un po' spacchettarli tutti davanti alla videocamera molto prima e poi rovinarmi un po' la sorpresa, diciamo, a dicembre, di aprire ogni giorno casella per casella, ogni giorno una casella, ogni giorno un prodotto, una sorpresa, quindi ovviamente poi non ho la sorpresa di vedere che cosa si trova all'interno di una casella ogni giorno, ovviamente quello è un po' severo perché già so che cosa aspettarmi, però comunque sono contenta di farlo perché lo faccio per voi, apro questi calendari nei video con voi in modo che voi possiate vedere esattamente che cosa c'è all'interno di ogni casella, vedere la grandezza di tutto quanto e vedere un po' se volete acquistarlo, decidere appunto se volete acquistare oppure no, insomma questo è, lo faccio per voi, però in ogni caso anche se diciamo che non ho la sorpresa proprio di vedere ogni giorno che cosa c'è nella casella, in ogni caso io però i prodotti li reimpacchetto tutti quanti nei vari calendari dell'avvento e poi comunque a dicembre ogni giorno mi apro la casellina, anche se sì, so che cosa c'è all'interno, però in ogni caso io ogni giorno ho la mia casellina, ecco, non pensate che li lascio lì tutti aperti, no no no, poi io richiudo tutto e a dicembre comunque ogni giorno ho le mie caselline, anzi potremmo fare come l'anno scorso, che ogni giorno o ogni tipo tot giorni apriamo casella per casella anche su TikTok ed Instagram. Potrei fare così perché so che chi mi segue su YouTube poi non è detto che mi segua anche su Instagram e stessa cosa non è detto che mi segua anche su TikTok, quindi cerco di inserire magari gli stessi prodotti però un po' in tutte le piattaforme, quindi fatemi sapere se vi può interessare anche questo, però sì, ecco, questo volevo dire. Mi chiedete se mi dispiace rovinarmi la sorpresa, no, perché alla fine lo faccio per voi, sono contenta se riesco a darvi dei consigli e se riesco ad aiutarvi con gli acquisti che volete fare, insomma, perché poi è molto utile secondo me vedere prima di comprare un calendario dell'avvento alla cieca, perché non si sa mai che cosa troviamo poi nelle caselle varie, è super utile vedere prima tutto quanto quello che troviamo e fare due conti se appunto conviene oppure no. Abbiamo trovato un gattino qua? Abbiamo trovato un gattino Bubu Denver? Sei tutto bianco? Ah, Denver ha sonno, quando si mette qua ha tanto tanto sonno, non vuole essere disturbato. Ok, notte Bubu Denver, notte Bubu Denver. Ho fatto tanta pappa e adesso è sazzissimo con un porcellino, sei ciccione. E altro calendario dell'avvento che appunto vi dicevo già mi è arrivato e penso che spacchetterò questo per primo perché sono troppo troppo curiosa, e è quello di Armani, che l'anno scorso non ho preso e quest'anno l'ho visto assolutamente, mi sa che era già sold out l'anno scorso, quindi mi sono detta ok, assolutamente, e quindi in arrivo anche spacchettamento completo del calendario dell'avvento di Armani. Ok, ho messo via tutto, pacchi, pacchettini, acceso, candelina profumata. Ta-da! Adesso svuoto la lavastoviglie che mi sta aspettando e poi lavoro un po' il computer perché ho diverse email a cui devo rispondere. Quel momento in cui apri la dispensa dove vi state trovando in questo momento, tra l'altro, e pensi,
cucino, oppure ordino qualcosa, cucino, oppure ordino... Alla fine penso che preparerò questa pasta agli spinaci, sono i fusilli della De Cecco, sono molto molto buoni. Io, come sapete, devo un po' forzarmi a mangiare gli spinaci, quindi li metto nei frullati oppure appunto li mangio così con la pasta, così almeno non sento il sapore, non li vedo, però li mangio, quindi farò questi con... Taran, il vostro nemico numero uno, il ragù pronto, questo della Star, e io li amo e li ordino dall'Italia perché è l'unico ragù buono che qua non esiste, e sì, ed è lui, ragù Star, io ti amo. Ok, mentre aspetto la pasta, volevo aggiornarvi sulla questione ladro, sulla questione che tutti conoscete, ne ho parlato spesso, mi avete chiesto poi come è andata a finire. Per chi non avesse visto i video in cui ne parlavo, piccolo riassunto, anche se in realtà il discorso è lunghissimo, piccolo riassunto, nel nostro stabile, che comunque è molto grande, ma nel nostro condominio, diciamo, c'è una persona che abbiamo scoperto dopo un bel po', ma abbiamo scoperto che c'è una persona che ruba i pacchi. Ovvero, se il corriere arriva e lascia i pacchi, perché noi giù nel, diciamo nel corridoio principale, nell'entrata praticamente, vicino all'ascensore, c'è un tavolino dove spesso, purtroppo, i corrieri, quando non ti trovano in casa, lasciano i pacchetti lì. Cosa che non dovrebbero fare, infatti già questo di per sé mi fa arrabbiare, però purtroppo che cosa succede e mi fa arrabbiare? Perché? Perché questo vicino, quando vede che ci sono pacchetti non supervisionati, diciamo così, prende, va e se li piglia. Io avevo ordinato un orecchino in oro giallo e diamante per il trago, del valore di, adesso non mi ricordo se erano 500-600 euro, comunque ovviamente una cosa di valore, e questo pacchettino mi è stato consegnato ma poi mi è stato rubato da questa persona. È riuscito a rubarmi questo orecchino in oro giallo e diamante, e alla mia vicina che conosco ha rubato un paio di stivali da, anche questi erano, non mi ricordo di che marca, comunque anche quelli erano su un valore di 400-500 euro, quindi anche lei era abbastanza arrabbiata. Grazie al cielo, siccome io non avevo mai ricevuto questo pacchetto, non ho mai firmato nulla perché non ho fisicamente incontrato il corriere, è stato poi il corriere a rimborsare l'azienda, o l'azienda mia, insomma, in ogni caso me ne hanno spedito un altro, quindi non so poi se la colpa era del corriere che non ha aspettato, penso di sì, perché loro teoricamente devono consegnarti il pacco in mano e tu devi firmare, non dovrebbero lasciarlo là. Io capisco che in fretta lo fanno, lasciano lì, oppure appunto per poi non tornare il giorno dopo, sono pieni di lavoro, però purtroppo che cosa succede? Rischiamo che succedano queste cose. Oh, ciao gatta Stellina, salve, passeggiamo tranquillamente, eh? Io sto parlando di roba seria, tu passeggi tranquillamente, allegramente, adoro, si mette qua lei, salve, io volevo partecipare a questo video. Perché non mi fai partecipare a questo video? No, in realtà la gatta non gliene frega niente. Ah, oh, patatina, Stellina. No, infatti non si fa proprio vedere. Ciao, Stellina. Non saluti tutti i tuoi follower a casa che ti adorano tutti? Sì, una strusciatina. Poi, altra cosa che era successa, mi era arrivato un pacchettino con due pod per la Air Up, la bottiglia appunto che ha questi pod profumati, che però di per sé questi pod non hanno un valore, perché uno, comunque non costano tanto, e numero due, se non hai la bottiglia della Air Up, che cosa te ne fai di questi pod profumati? Assolutamente nulla. E questo è stato l'ennesimo pacco che io ho la certezza, solo per quello degli orecchini e per un altro pacco di prodotti che poi mi è stato comunque rispedito, quindi non ci ho perso niente. Mi è stato poi spedito appunto questo pacco con questi pods profumati, e lì penso di avervi, anzi sicuramente vi avevo spiegato questa vicenda, ma da lì è un po' partito il tutto, perché abbiamo capito che si trattava di lui barra di loro, perché sono
in due in realtà. Quindi ho ricevuto questo pacchetto con questi due pod che segnalava consegnato, ma consegnato non era, quindi io sono andata un po' da tutti i vicini che ho trovato a casa, specialmente da quelli vicini alla porta d'entrata, perché ecco, e ho chiesto, nessuno ha visto, nessuno ha sentito nulla. Rientro in casa, appunto, suono anche a questo signore che mi dice no, assolutamente non ho visto, non ho sentito nulla. Torno in casa, tempo, adesso non so quanto, per lui con un'amica chiacchieravo, quindi non so esattamente quanto tempo è passato, un po' di tempo comunque è passato, suonano alla porta e c'è questo ragazzo, signore, che è il compagno di quest'altro signore, che vivono assieme, insomma, che mi stava restituendo il mio pacco con i pods profumati all'interno. Ma la cosa allucinante è che, vabbè, no, la cosa allucinante è che il mio pacco ce l'aveva lui e prima mi ha detto di non avere niente il suo compagno, quindi non lo so. Numero due, comunque il mio pacchetto era aperto completamente, lui ha dato la colpa al suo fidanzato, che però, appunto, io veramente non so se si scaricano la colpa a vicenda, non lo so. Quindi me l'ha restituito però aperto, e da lì, appunto, abbiamo un po' capito tutti che si trattava di loro. E da qui i miei vicini mi hanno raccontato che anni prima che io venissi ad abitare qui, era successo che lui aveva ordinato una statua, tipo una specie di, non una statua, tipo una piccola scultura, però mi aveva detto comunque molto costosa, che risultava consegnata appunto a quest'altro vicino, perché il corriere, cosa che non fanno mai, ma il corriere aveva scritto consegnato al vicino della porta, interno, numero, eccetera, quindi lui sapeva esattamente a chi è stato consegnato. Va da questo vicino a dire sì, salve, mi risulta che appunto questo mio pacco sia stato consegnato a lei diversi giorni fa. E il vicino si gira, va, gli prende la scultura e gliela porta così, come stava, cioè l'ha tolta dal pacco, ha buttato via il pacco, chissà da quanto tempo ce l'aveva lì, e gliel'ha dato così, cioè lui l'aveva messa su un mobile in casa sua, e gliel'ha restituita, così, senza pacco, senza carta, cioè senza nulla, così. Il vicino ovviamente ci è rimasto malissimo, perché cioè è come dire, io ho questa scultura, se nessuno viene a prendersela io me la rubo, vabbè, siccome sei venuto, vabbè, te la torno. Però allucinante anche il rapporto tra vicini, cioè, quindi praticamente abbiamo capito che si tratta di lui e che sono anni che fa queste cose. Quindi io, che ho comunque pacchi che mi arrivano sempre, di cui non so niente perché non li aspetto, mi arrivano e basta, mi chiedo quanti me ne abbia fregati. Ma mi avete chiesto un aggiornamento, e siccome l'aggiornamento c'è, sentite che cosa è successo. Allora, uno, alla vicina purtroppo è stato rubato, è stato rubato una centrifuga, cioè una macchina di quelle proprio elettrodomestico per fare le centrifughe, ok? Anche quello mi ha detto che comunque si aggirava sui 200 euro, 300, 200, 300 euro. Per quanto mi riguarda invece, che cosa mi è successo? Suonano alla porta, io siccome ero appena uscita dalla doccia, ci stavo mettendo un po' ad uscire, vestirmi, eccetera, per arrivare al citofono. Quindi ci ho messo un po', arrivo al citofono, rispondo, e io ho anche la videocamera, quindi riesco a vedere il corriere, eccetera, e vedo il corriere che si sporgeva verso la parte destra, dove tra l'altro c'è la finestra del vicino cleptomane, e il vicino gli stava dicendo, cioè io lo sentivo al citofono, sentivo il vicino che gli diceva no, vabbè, ma lei in casa non c'è mai, che poi non è vero, cioè io lavoro a casa, quindi no, vabbè, ma lei in casa non c'è mai, il pacco lascialo qua. E io mi sono messa letteralmente a gridare al citofono, perché ora che arrivavo giù non ce la facevo in tempo a bloccare il tutto, e gli gridavo al citofono, per cortesia, corriere, non lasciare il mio pacco là, non darlo soprattutto a questa persona, assolutamente no. E per fortuna che il corriere ad un certo punto mi ha cagata ed è venuto a parlare con me al citofono e mi fa sì, ho questo pacco, e faccio sì, vengo giù io. Tempo che arrivo giù, ovviamente il vicino cleptomane si era barricato in casa, sparito, scomparso. Tutta la situazione in sé fa arrabbiare molto sia me che la vicina. Ovviamente ci sono state altre persone che hanno avuto problemi, ma noi non li conosciamo perché, ripeto, siamo tantissimi in questo stabile, quindi poi ognuno se la vede. Io però con la vicina appunto abbiamo tipo fatto amicizia grazie
grazie a questa cosa, praticamente non so se ridere o piangere. Questo è l'aggiornamento per adesso, che non si è risolta la questione, anzi potrebbe potenzialmente purtroppo anche ancora peggiorare, sperando di no. Ma sì, questo era l'aggiornamento, ecco. Comunque, io e Gatta Stellina adesso vi diamo la buonanotte. Lì c'è anche Gatto Denver, che però mi mostra sempre la schiena quando dorme. Non chiedetemi perché, si mette un sacco di volte così a dormire verso il muro. Comunque, mia family, io adesso appunto mangio la mia pasta agli spinaci, tristissima, perché avevo una mezza idea di ordinare una bella pizza napoletana, però vabbè, vabbè. Adesso mangio e poi mi metto al montaggio di questo vlog, così lo programmo per le 17:30 domani. Niente, mia family, spero che vi sia piaciuto questo video. Io vi mando un bacio gigante. State pronti per tutti i video che sono in arrivo sui calendari dell'avvento. Venite qua che vi abbraccio forte! Forte, forte, forte. E io vi aspetto con Gatta Stellina al prossimo video. Ciao.